Dunque, eccoci qui a Macchia dello Sterparo. Cari signori, e mentre questo fiume d'acqua se ne va verso Roma, almeno oggi possiamo fare un po' di chiarezza. Poco più giù su questa strada è in corso un intervento che io avevo fotografato nella precedente circostanza di una perdita d'acqua. Farò vedere questo intervento nei particolari. Stanno montando dei riduttori di pressione. Ora, se voi proseguite su questa strada, in entrambe le biforcazioni, noterete una grande attività edilizia in corso o recente, che è poi la stessa attività edilizia che si può riscontrare percorrendo la bretellina che collega via Enrico Fermi a via di Cisternole, e giù per via di Cisternole, e giù per la Tuscolana. A forza di costruire, oltre quella che viene chiamata la rigenerazione urbana, come ha detto Gian Piero Fontana lo spiegone, e poi a sta gente gli devi dare l'acqua. Per dare quest'acqua, che secondo l'assessore Forlini c'è in abbondanza, occorre però aumentare la pressione. E allora i tubi saltano. E allora le riparazioni fatte una settimana fa saltano. È tutto un gran casino. È tutto un gran casino. Quando il ceto politico di questi luoghi, ma non parlo solo di Frascati, parlo di Grotta Ferrata, di Rocca di Papa, di Rocca Priora, capirà che non sono possibili altri insediamenti, allora forse la situazione si stabilizzerà. Ma finché rimarremo prigionieri di piani di regolatori fatti nel 68, da gente che probabilmente non poteva prevedere questa esplosione di macchine e consumi, non c'è soluzione. Vi dovrete abituare ai guasti continui, vi dovrete abituare alla mancanza di acqua, praticamente vi dovrete abituare a questa situazione incredibile. Si continua a costruire, qui Vendon Civil, qui costruiscono Civil, è così. È inutile dannarsi, è che bisognerebbe una volta per tutte dire basta a nuovi insediamenti edilizi in questo territorio. Se non lo sapevate, sapevatelo.